Ciao Giancarlo e ciao agli ascoltatori. E oggi vorrei parlare di una problematica assai diffusa che è quella per cui l'inquilino che si trova con la casa, magari con umidità, infiltrazioni e muffa, decide lui spontaneamente di non pagare l'affitto perché appunto l'immobile non è più idoneo al godimento. Ecco, quindi spiegherò se questo comportamento è lecito oppure se bisogna fare altro. Allora, iniziamo. Ripeto, è un fenomeno abbastanza diffuso. Capita spesso che negli studi legali si presentano inquilini che hanno questo tipo di problema. E spesso la persona comune dice: bene, siccome l'immobile non è più idoneo all'uso di abitazione, io non pago l'affitto. Ora, non è questo il comportamento purtroppo che possiamo accettare, perché lo sappiamo che l'esercizio abusivo dei propri diritti, seppure diritti sono, non è consentito dal nostro ordinamento. Il problema a volte è questo, che nei contratti di locazione, che sono purtroppo presi da internet, e ecco, io lì mi permetto di dire a chi deve sottoscrivere un contratto di locazione che si rivolga a un avvocato, perché al di là del fatto che possa costare qualcosina di più, però sicuramente delle garanzie in più ci sono e come. Ecco, dicevo, nei contratti standard che si prendono da internet viene scritto proprio a chiare lettere che il conduttore non può per nessun motivo sospendere o ritardare il pagamento salvo poi agire in separato giudizio. Che cosa significa questo? Che appunto laddove ci fossero problemi legati al godimento dell'immobile perché ci sono infiltrazioni, ci sono fenomeni di umidità o di muffa, seppure questi fenomeni ci sono anche abbastanza consistenti, questo non legittima la sospensione del pagamento del canone. Quindi, cosa fa il conduttore? Dovrebbe chiaramente scrivere al proprietario, diffidandolo a che vengano rimosse queste condizioni che rendono al momento inabitabile l'appartamento. Ma se questo non basta, allora se non basta, io direi che si potrebbe arrivare, non è diciamo risolutivo, però si potrebbe arrivare per indurre il proprietario a intervenire, a dire che il canone viene dato in garanzia presso uno studio notarile e fin tanto che persiste questa situazione, il canone è lì. Quindi io non mi sottraggo al pagamento, però non è sempre questo sufficiente. La cosa che è ovviamente risolutiva è quella di rivolgersi al tribunale, non tanto per fare una causa, ma quanto per chiedere un accertamento tecnico preventivo attraverso il quale il tecnico nominato dal tribunale possa constatare se effettivamente queste presenze di umidità, muffa o quant'altro rendano inabitabile l'appartamento. Se questo è ovvio che a prescindere dal fatto della riduzione del canone, ma ci sarà anche un problema riguardo ai danni che sono stati causati, al disagio e anche al mancato godimento dell'immobile che possono essere dal conduttore richiesti e quindi avere soddisfazione. È ovvio, è una procedura, anche se non è un giudizio vero e proprio, ha una tempistica molto ridotta, però purtroppo questo è il modo di risolvere il problema. Diversamente, cioè quindi facendosi giustizia da soli, quindi non pagando il canone, si rischia di ricevere lo sfratto per morosità e anche se in quel contesto si va a dire ma io non ho pagato perché l'immobile non era più abitabile, questo purtroppo non basta, nel senso che questa, diciamo, contestazione può essere fatta in un giudizio appunto separato o nello stesso giudizio di sfratto, ma ciò non toglie che purtroppo lo sfratto viene comunque convalidato. Quindi ecco, purtroppo è una situazione certo che moralmente non piace, però giuridicamente purtroppo è questa la prassi ed è questa la strada che si può fare.